Vendete le case da dare ai poveri, voi come che oggi avete questa discussione di pace, state litigando su delle case. Dai, siamo in onda, forza. Scusate, numero 15. Potete farla dopo, siamo. Stiamo facendo le pratiche. Era per un riferimento a una delibera che c'è dopo. Va bene, parliamo tutti insieme. Numero 15 del Presidente, estinzione dell'Associazione Pratica Musice Centro per la Musica Antica, sede in Genova, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche. Bene. Sempre del Presidente, numero 16, individuazione degli uffici preposti all'attività statistica delle agenzie regionali, ai sensi della legge 7/2008. Per il Vicepresidente, numero 17, approvazione del protocollo operativo sullo streaming della Cervicentina. Questa è una cosa molto bella perché passiamo a una modalità diversa, che è la ricerca del DNA dell'HPV, che interessa le donne dai 30 ai 64 anni. È previsto lo screening ogni 5 anni, sostituisce in modo più efficace e meno costoso il pap test. Le donne verranno chiamate progressivamente dalle ASL e fanno banale prelievo. Mentre invece il pap test è previsto ogni 3 anni per le donne sotto i 30 anni. Si mantiene perché c'è un'incidenza più elevata, quindi si mantiene la periodizzazione più stretta. C'è anche una correlazione poi col vaccino, cioè nel senso che superare... quella la facciamo alle bimbe. Sì, sì, però si era allungato l'età, no? 12 anni si è un po' allungata, sì. Avevamo fatto l'ambulanza. Sì, sì, sì. Quindi quello non cambia. No, no, però insomma, nell'arco di un po' di anni ci vorrà parecchio tempo, però la popolazione sarà coperta, la popolazione femminile sarà coperta in modo significativo. 18. Numero 18, Vicepresidente, modifica la delibera 1963-2013, rinnova accreditamento istituzionale a chiroterapia e salute. Bene. Sempre Vicepresidente, 19, approvazione accordo integrativo regionale con le ordini medici di medicina generale, tutela della gravidanza e della maternità per il medico di continuità assistenziale in rapporto di convenzione. Questa è una cosa molto bella perché abbiamo fatto un accordo la settimana scorsa con i sindacati della medicina generale perché le dottoresse, i medici che erano in gravidanza nella guardia medica e nelle altre attività di questo tipo, 118, non avevano la copertura della gravidanza e della maternità. Quindi l'abbiamo estesa. Quanto ci costa? Grazie. Quanto costa questo onere? Adesso non lo so, ma immagino che sia... non lo so, non te lo so dire. Però è informato sul fondo sanitario, pare che sia cosa di civiltà. Prego. Poi ci sono due pratiche dell'assessore Berlangeli che assente, la numero 20 è stata depennata e la numero 21 invece è rinviata. Vabbè, allora non ci sono più. Assessore Boitano, pratica numero 22, sì, anche io la riporto rinviata. Numero 23, assessore Cascino. Non la rinvio. Non la rinvio, allora la leggiamo. Adeguamento alla legislazione regionale in materia di attività edilizia della modulistica uniforme nazionale per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, di cui è un accordo tra governo, regioni e enti locali, 18 dicembre 2014. Non so se sapere se quello spot che esce dove fare i lavori in casa, no? L'avete visto in TV? Mm. Dove sei vestito da carpentiere? Esatto, l'hai visto? Sì, sei bella. Ma non sono io. No, così noi insomma, siamo i primissimi, no? Quindi hanno i nostri cittadini a avere questo, compilare questo modulino e fare questi lavori, insomma. Bene, bravo.
Grazie. Assessore Rossetti, numero 24, programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, triennio 2015-2018. Numero 25, di qualificazione e gestione. La 24 è rinviata, scusate. Allora, 25. Assessore Rossetti, riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo regionale Tennis and Bridge di Sanremo. E vai. Sempre assessore Rossetti, numero 26, deliberazione numero 37-2014 del Parco dell'Antola sul bilancio di previsione esercizio 2015. Bene. Numero 27, deliberazione 47-2014 del Consiglio del Parco di Portofino, bilancio di previsione 2015. Numero 28, deliberazione del numero 3-2015 del Parco delle Alpi Liguri, bilancio di previsione 2015. Bene. Sempre assessore Rossetti, numero 29, decreto 202-2014, amministratore unico di Arte di Spezia, bilancio di previsione 2015. E con questo andiamo fuori sacco. C'è una mia fuori sacco che è arrivata direttamente. Qui ce n'è una che è nostra, adesso le vediamo. Una piccola delle politiche giovanili. Va bene. Allora, assessore Rambauri, realizzazione del progetto regionale denominato Informate Connesso 2 nell'ambito delle politiche giovanili, modalità di erogazione. Sì, dobbiamo solo cambiare da somme in denaro per avere però tassate a buoni acquisti. Una cosa. Bene. Minima per i ragazzi che partecipano al discorso. Poi l'assessore Rossi e vicepresidente, prevenzione e sport, progetto Un tuffo nella salute, integrazione di contributo di euro 3.000 a favore dell'UIS. Con Rossi. Vicepresidente, indirizzi regionali per favorire la prosecuzione dell'allattamento materno ai bambini inseriti all'asilo nido. Questa è una cosa che gradirei fosse fatta in consiglio, se è disponibile anche di concerto con l'assessore Rambaudi, diamo delle indicazioni igienico-sanitarie per la possibilità di allattare con latte materno al nido. Era bello collegarla anche al discorso dei nidi che hanno già la sede per l'allattamento anche per l'esterno, si poteva mettere qualcosa. Vabbè, vediamo. Allora, su questa... Però c'è una certa sollecitazione perché vogliono stare in iniziativa per cominciare ad utilizzarla. Ma va bene, Roma. Casomai parliamo così, casomai la proviamo e eventualmente integriamo con questo riferimento ai nidi. Sì, perché il progetto abbiamo aderito alla prima regione. Quella cosa che siamo andati al Galliera, la spiega la Minervini. Ok. È l'unice. Sì. Così lo colleghiamo. L'efficientamento della valutazione. Vado avanti. Assessore Cascino, Comune di Dolcedo, conferenza di servizi per l'approvazione di sua iniziativa pubblica con contestuale variante al vigente PD. Per recupero paesistico ambientale. Sì, una proposta che va in consiglio regionale. Sono queste due. Allora, del vicepresidente, applicazione della delibera 820-2014-1813-2014, indirizzi operativi per le attività di formazione, qualificazione e riqualificazione degli operatori sociosanitari impiegati nelle strutture sanitarie e sociosanitarie liguri. Questa è insieme a Rossetti e Rambaudi, è la delibera degli OS, che è arrivata adesso. L'avete vista? Sì. L'abbiamo vista, rimaniamo, perché noi abbiamo fatto, io e Rossetti abbiamo fatto ancora un incontro dopo quello che abbiamo fatto tutti e tre, è stata reiterata la richiesta di aggiungere almeno 10 ore all'autoformazione, no, sono 130. Guarda, Astis ha detto che se vogliamo farlo lo facciamo noi tre, facciamolo che se ne farà una ragione. 120 invece di 130. Allora facciamo sta modifica, la facciamo in più. Sì, le ha detto politicamente se volete andare. Però firmatela anche voi. Sì, la prima, tutti volentieri.
questo dà anche, diciamo, un po' la possibilità al sindacato, poi con le singole aziende, di far passare di più il discorso del pagamento da parte dell'azienda, non delle persone. Che va bene. Okay. Abbiamo anche questo. Aspetta, un altro fuori sacco del vicepresidente: accreditamento centri di formazione per corsi di rianimazione per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero. Ok. Infine, assessore Rossetti, questo è un argomento. Non ho delibera. Argomento. Sì, scusa, perché l'argomento che dà incarico al Dipartimento e alla struttura programmi e progetti per la valorizzazione ambientale di un'azione di analisi per la semplificazione normativa e procedurale della valutazione di incidenza e quindi per rendere più lineare, ridurre i tempi e anche reperire eventualmente le risorse, la materia di valutazione. Quindi noi chiediamo che si faccia questo tipo di operazione, quindi con un gruppo di lavoro, in modo da ridurre tempistiche e rendere più efficiente il sistema. Non so se la Minervina ha qualcosa da aggiungere. Questa è la sua cartellina. Ma sì, facciamo solo un richiamo, colleghiamo due progetti nelle premesse. Posto? Abbiamo finito? Sì. Ci sono varie? Siamo con i grillini. Ok. Allora, abbiamo bisogno di fare delle giunte martedì? Ora no. No, nessuno ha bisogno della giunta martedì. 12:30, conferenza stampa, voi avete... Matteo Rossi e poi Tano. Sì, Matteo che c'ha quella cosa, voi ci avete quella cosa che avete. Ecco, scusa. No Claudio, ci sarebbe martedì probabilmente l'opportunità di approvare in giunta gli emendamenti che scaturiscono dalla collaborazione con il CAL per quanto riguarda le funzioni e il superamento delle province. Quindi martedì dovremmo... Cosa la facciamo? Dalle 9:30? Ce la facciamo? Stanno predisponendo la presenza. Facciamo, vuoi vedere il consiglio voi due? Me.